27 ottobre 1990 muore Ugo Tognazzi, protagonista della grande stagione della commedia all'italiana. Nato a Cremona il 23 marzo 1922, imitando Totò in un dopolavoro ferroviario, vince la timidezza e diventa uno dei protagonisti dello spettacolo italiano. Nel corso della carriera recita in 150 film, girando 5 pellicole come regista e vincendo 3 David di Donatello, una Palma d'Oro a Cannes come migliore attore protagonista per La tragedia di un uomo ridicolo di Bertolucci, 5 Nastri d'Argento. Lavora con tutti i grandi del cinema italiano. In coppia con Raimondo Vianello, spopola sul piccolo schermo nei primi anni della Rai con Un 2 3, il primo esempio di satira televisiva.